Ciao a tutti ragazzi e bentornati nuovamente sul canale Wrestling. Eccoci con una nuovissima puntata di Dry Drawing. Bene, nell'episodio precedente abbiamo parlato con Baker e lo abbiamo sgamato. Abbiamo parlato con Abigail e l'abbiamo sgamata. E niente, quindi adesso stavamo indagando. Ah, no, sì, ecco, avevamo chiesto a Fera, insomma, la poliziotta, la detective, di controllare, diciamo, una scheda, insomma, erano delle mail criptate, e adesso ci doveva far sapere l'esito, appunto, di quello che aveva cercato, trovato, e ci doveva far sapere che cosa, appunto, aveva trovato. E quindi vediamo cosa succede in questo nuovissimo episodio di Dry Drawing, ma penso che comunque siamo vicini allo scoprire, insomma, il killer, o comunque cose importanti. Buona visione. Ok, stavamo qui e dovevamo indagare in questo parco. Parla, indaga, quindi indaghiamo. No. Ah, sì, Variagian 47. È il nuovo indirizzo che ci aveva fornito appunto Feria, questa detective, che è l'unica di cui noi in teoria possiamo fidarci. Oh, che razza di posto è questo? E cos'è questo maledetto odore? C'è la pistola e senza cappotto il nostro protagonista, ragazzi. Merda, in che razza di casino sei andato a ficcarti, ragazza? Ma ragazza chi? Who? Interrompi investigation. C'è solo questo da investigare. Oh, what is this? Happy birthday? Ma cosa diavolo? No, ma che? Non mi dica che la nostra detective amica è morta. Parrebbe essere una foto di Freya, la parte sinistra della foto sembra essere stata sfregiata. Happy birthday, Lil Sunshine. Freya, che cosa sta succedendo? Questo l'abbiamo già visto. Ah, ok, sì, mo ce lo rivedo. Il quadro elettrico sembra essere collegato all'illuminazione di questa colonna. Mi sembra che non ci sia nient'altro su cui investigare. Ah, ok, sì. Non mi è di alcun utilizzo adesso, giusto. Però sappiamo che dobbiamo utilizzare l'inventario. Non mi è di alcun utilizzo adesso. Le utilizzo tutte. Non mi è di alcun utilizzo adesso. La pistola? Magari? Così, tanto per. No. Ho provate tutte, quindi non c'è niente che mi possa. Mi manca il coltello, l'ho messo, questo l'ho messo. La mano insanguinata? No, allora forse questo? Indago, io indago, ma non c'è niente su cui indagare, eh. Ah, eccolo, fermate. Ho visto adesso.
Il numero 11, eccolo qui. Un gigantesco numero 11 che abbia un qualche significato? Oh yes. Non è che l'avvocato. Stiamo a vedere. Chi è questo ragazzo? Gentile signora Freya, o forse dovrei chiamarla Flynn, sono lieto di sapere che ha deciso di comunicare e di cominciare a indagare su di me e sui miei piccoli capolavori. Oh, questo è il matto. Per ringraziare della sua premura ho deciso di ricambiare il favore, scoprendo che nonostante suo padre abbia fatto di tutto per nascondere tutto quello che la riguarda, prima del suo ingresso in accademia, io sono riuscito a trovare delle splendide foto che la ritraggono prima del suo cambiamento. Nel caso decidesse di continuare le sue indagini, sarà mia premura inviare tutte le sue vecchie foto di famiglia a tutti i suoi superiori. Ma non si preoccupi, questo insomma è l'uomo dei ricatti. Dopotutto la polizia di questa città è famosa per la sua tolleranza, non è vero? Con amore, P. Pandora è riuscito a scoprire che Freya era un ragazzo? Ah sì, poco prima di entrare in accademia? Allora Abigail si riferiva a questa quando ha detto che non era l'unica ad essere ricattata. L'aria di questo posto comincia a darmi alla testa. No, sì, ma aspetta. Ok, sulla foto c'è una piccola didascalia che credo sia legata ad una vecchia favola. Che farai se verremo al paragone tu con un figlio e io con tanta prole? Alla scrofa rispose in quattro parole: Mamma leonessa, un solo ma leone. C'è una piccola didascalia. Ok, i lupi sono sempre disposti a divorare i propri figli piuttosto che presentare la loro vergogna al branco. Ok. La foto sembra ritrarre Freya al suo ingresso in polizia. La parte inferiore della foto è bruciata. Una foto recente di Freya, la didascalia sotto la foto recita: Infastidita dalla copulazione dei due serpenti, Tiresia, l'indovina, uccise il serpente femmina, tramutandosi poi in una donna e cominciando a sperimentare tutti i piaceri che quel nuovo corpo poteva dargli. Ok, vabbè. Quel figlio di un cane si sta prendendo gioco di me. Devo trovare Freya e alla svelta. Nel frigorifero, stai a vedere. Una lupre bambola che indossa vestiti maschili sembra portare una busta contenente un messaggio. Io odio le bambole. Credo che questo messaggio sia collegato in qualche modo alla cassaforte. Cinque sono le cifre che apriranno la porta della verità. Allora, questo è un indovinello. Le prime due cifre sono il numero del tradimento, impresso sulla colonna portante. La terza cifra è il tallone dei figli e il totale dei figli cancellati dalla vanità. La quarta è la somma delle maschere della vergogna. L'ultima è il marchio impresso sul volto di Tiresia. Quindi, allora, le prime due cifre sono il numero del tradimento impresso sulla colonna portante. Ok, concentriamolo, la vita è quella dei ragazzi nelle tue mani. Le prime due cifre sono il numero del tradimento impresso sulla colonna portante. Oddio. Ah, ok, 11. Cioè,
I figli cancellati dalla vanità. Oh, e andiamo. La quarta è la somma delle maschere della vergogna. L'ultima è il marchio impresso sul volto di Tiresia. Ok, l'ultima è l'8. Ok, quindi sarà le maschere della vergogna. No, che mi frega da bambola, scusate, ho sbagliato, quindi. Ovvio. No. Chi è? 11.228. Sì, perché sono il numero questo qui, 11 sulla 1-1, sulla colonna portante. E qui c'era il numero 8 che è l'ultimo, poi due maschere della vergogna che dovrebbero essere i due lupi e l'altro due è, non me lo ricordo, però viene prima perché comunque è sempre facente parte del, sempre qui di questa foto. Ci siamo, la cassaforte è aperta e ci sarà dentro. Il fiocco rappresenta una nuova nascita, per metà azzurro e per metà rosa. Al suo interno è presente una chiave. Bene. Chiave dell'aspetto futuristico in grado di aprire la strada verso Freya. Per quale motivo quel pazzo ha creato questa messa in scena? Cosa voleva dimostrare? Sta succedendo di nuovo. Devo correre alla porta prima che finisca con l'impazzire del tutto. Vai. No, che te indaga? Oh, aspetta. Ci siamo finalmente. Fa che sia viva, fa che tutti i miei sforzi non siano stati. Urca. Inutili. No, quindi l'ha accoppata. Ah, c'è pure l'assassino. Oh, sei tu, detective. Io e la principessa ti stavamo aspettando. Ammetto che non sono, che sono quasi emozionato. Dopo tutto questo tempo, finalmente riusciamo ad incontrarci di persona. Wow, fantastico. Quindi il serial killer sta qua. Ma quindi lei è viva ancora. Anch'io non vedevo l'ora di farti un buco in testa. Lascia andare la ragazza ora. Non preoccuparti per lei. Ha soltanto respirato del gas di questo posto troppo a lungo. Lo stesso gas che hai respirato tu, per essere precisi. Eh sì, ma questo l'avevi già capito da solo, vero? Di che diavolo sta succedendo? Perché le maschere sul volto continuano a cambiare? Risparmia le tue stronzate, Pandora. Fai un solo passo e sei un uomo morto. Oddio, che brutto. Oh no, io continuerò a vivere ancora molto a lungo e sarai proprio tu a garantire la mia incolumità, detective. Cosa? Sono disarmato e distante da lei, eppure non mi hai ancora sparato. Evidentemente hai capito da solo che non mi sarei mai avvicinato a te se non avessi la possibilità di ucciderla in qualsiasi momento anche a distanza. Comunque, non devi preoccuparti, non ho nessuna intenzione di farlo. Se vi ho portato qui è solo perché voglio che tu riesca a dimostrarmi di
dimostrarmi qualcosa. Cosa dovrei dimostrare a un fallito che si diverte ad uccidere delle ragazzine per soddisfare le sue perversioni? Tutti dicono che non provi sensi di colpa per le persone che hai fatto condannare, perché sei un mostro. Ma io credo che la realtà dei fatti sia molto, molto diversa. Il motivo per cui riesci ancora a dormire sonni tranquilli è legato al fatto che non hai visto quella gente agonizzare davanti ai tuoi occhi. Il giorno della loro morte tu eri in ufficio, godendo del successo assieme alla polizia e a quella scrofa che chiami collega. Ma oggi, grazie a me, potrai goderti tutto lo spettacolo in prima fila, a meno che tu non decida di lasciarmi andare di tua spontanea volontà. Sapevo che fossi pazzo, ma non fino a questo punto. Io dovrei lasciarti andare? E cosa mi garantirà che non lo ucciderai comunque? Pure qui c'è stata una decisione, ragazzi. Salvarne una o salvarne tante. Guardami bene in faccia. Ti sembro forse il tipo di persona che può essere manovrata da un figlio di puttana qualsiasi? Giusto, nessuna risposta. Oh, ma io non ho nessuna intenzione di manovarti. Lascerò che sia tu a decidere. Sparami e le urla di questa ragazza ti tormenteranno per sempre nei tuoi incubi. Lasciami andare e vivrai sapendo che oggi avresti potuto fermarmi e non l'hai fatto. È meglio la morte di uno piuttosto che la morte di tanta. La vita del verme per quella della ragazza. A te la scelta. Salva Freya, spara a Pandora. Per il momento spara a Pandora. Proprio come immaginavo, io e te siamo davvero uguali, detective. Perché? Enzo? Ce l'ho fatta. Freya, riesci a sentirmi? Dobbiamo andarcene da qua immediatamente. Sei tu? Sì, sono io. Lascia che ti liberi da questo affare. Salvata da un criminale, questa è davvero bella. Grazie, Foley. Bene, siamo morti entrambi, tutti e tre. Giusto. Una giusta fine. No? Forse in fondo. Mi sbagliavo su di te. Ah, sono sopravvissuto a un'esplosione che mi è praticamente scoppiata in faccia? Ovvero? Cioè, o lei è scoppiata, non ho capito. Mordred. Però ho fatto semmai la cosa migliore, perché almeno il serial killer è morto, sicuro. Sei vivo. Che cosa è successo? Dov'è Freya? Freya è morta. Ed a ucciderla sono stato io. Sono stato io.
Divinità e mostri, fine. Bene. Mordred shot first. Le mie scelte. Hai fatto la promessa a Hera, valutando la possibilità di non aiutare il partito delle bande nere. Non hai chiuso la chiamata con Hera. L'hai lasciata in linea, lasciandola esitare, ok, assistire all'indagine. Hai occultato il guanto a David, ok, per proteggere Freya. Hai coperto la relazione di Baker con Alicia. Non hai consegnato il video di Baker. Hai sparato a Pandora. Ho lasciato morire Freya. Passarono i mesi, ma il sonno non sembrava tornare. Nonostante quella donna avesse fatto di tutto per distruggermi, il ri ricordo di Freya continuava a tormentarmi ogni singolo istante. Pandora aveva giocato con tutte le nostre vite e aveva vinto. Ero riuscito a ucciderlo, ma non a scoprire la sua identità. La polizia si è rifiutata di darmi qualsiasi tipo di informazione al riguardo. Dopo la morte di Freya, Abigail ha continuato a testimoniare contro Baker, forse come gesto di ringraziamento nei nostri confronti per averla liberata per sempre dall'incubo di Pandora. Il suo intervento avrebbe ritardato ulteriormente l'esito del processo, che sarebbe continuato fino al giorno delle elezioni, decretando la sconfitta delle bande nere. Beh, qualcosa di buono c'è stato. Non avendo consegnato il chip contenente le prove che avrebbero potuto scagionarlo, avevamo condannato le nostre assistenze e esistenze, ma eravamo certi di aver fatto la scelta giusta. Ma nonostante questo, avevo comunque il continuo sentore che il peggio sarebbe ancora dovuto arrivare. 12 aprile 2066, città di nuovo a Polemos. Buonasera cittadini e benvenuti all'edizione speciale del telegiornale nazionale. La vittoria di misura del Partito Unificato Nazionale ha scosso profondamente i vertici delle bande nere, che ora chiedendo a gran voce le dimissioni di Richard Baker. Sì, vabbè. Il partito sostiene che il processo per l'omicidio di Alicia Hart abbia distrutto l'opinione pubblica nei confronti del politico, nonostante egli non sia ancora stato dichiarato colpevole. Ascoltiamo ora la risposta in diretta da Baker, che al momento si trova davanti al tribunale di Madison Square, immerso nella folla dei suoi sostenitori. Miei amati compatrioti, oggi è un triste giorno, poiché ancora una volta l'egoismo e la perfidia hanno vinto sull'onore e il rispetto. Sicuri di non poter vincere ad armi pari, hanno deciso di infrangere il mio nome, infangare il mio nome, facendomi ingiustamente accusare di un omicidio che, giuro su Dio, non ho mai commesso. Questo è vero. Ma di una cosa potete pur star certi, miei amati concittadini. Noi non resteremo mai in silenzio. Continueremo a urlare e a combattere per i nostri diritti, perché questa non è la fine del nostro partito, questo è soltanto l'inizio. Se lo dichi tu. Capitolo 2. Il portatore del fuoco. Venti aprile 2066, Fallen Investigation. Mordred, d'accordo, mi farò trovare lì tra poco. Tu cerca di non farti seguire. Stessi problemi altro giorno. Uff, che razza di giornata. Oh, sei tornata, hai novità? Baker è stato condannato all'ergastolo. Wow! Ha evitato la pena di morte solo perché è ancora un personaggio famoso. Alla fine siamo riusciti a incastrarlo, eh? Per una volta sono contento che la giustizia in questo paese non funzioni.
Inoltre, siamo praticamente sul lastrico e se non troviamo i soldi dovremo abbandonare l'ufficio entro 2 mesi. Immagino sia arrivato il momento di iniziare una brillante carriera come lavapiatti. Vista la nostra reputazione, non credo riusciremo a trovare neanche quello. Bene, ma in realtà la cosa che mi preoccupa di più al momento sei proprio tu, Mordred. White, non cercare di nascondere l'evidenza, per favore. Hai smesso di mangiare, fumi molto di più e hai delle occhiaie spaventose. Sembra quasi tu stia perdendo la volontà di vivere. E questo, se possibile, mi terrorizza più della vendetta di Bagheera. Non è un discorso che intendo affrontare adesso, abbiamo cose più importanti a cui pensare. Il nostro contatto si è finalmente fatto vivo. Mi ha dato appuntamento a Talon Square tra meno di 2 ore. Ok? D'accordo, ma per favore, non sottovalutare il problema. Non lo farò. A proposito, te la senti di accompagnarmi laggiù? Ovviamente. Il solo pensiero di cosa saresti in grado di combinare se ti lasciassi andare da solo mi spaventa più di una vita come lavapiatti. Noto che nonostante tutto il tuo pessimo senso dell'umorismo è rimasto perfettamente intatto. Esattamente come la tua carenza di empatia, detective. Nuova destinazione disponibile, Talon Square. Ok. Ma adesso abbiamo solo Talon Square tra le destinazioni disponibili. Bene. Direi che come puntata è tutto, abbiamo finito il primo capitolo e tra le varie scelte che abbiamo fatto è stato quello di uccidere il Pandora, quindi il killer, e probabilmente perché se l'avessi lasciato vivere avremmo comunque continuato ad indagare su di lui e forse lui avrebbe fatto anche altri omicidi. Questo non lo sapremo mai. O comunque se non ripartiamo da là e facciamo una scelta diversa. E purtroppo Freya è morta, però diciamo appunto questo ci ha permesso di ucciderlo. E Beggar è stato condannato all'ergastolo e non lo so, probabilmente questo nuovo capitolo dovremo cercare in tutti i modi di sopravvivere e non farci accoppare dai scagnozzi di Beggar, perché probabilmente ci vogliono morto. Visto che abbiamo fatto perdere le bande nere alle elezioni. Quindi la cosa si farà ancora più misteriosa e cupa. Vediamo che cosa succederà nel prossimo episodio. Bene, come sempre, se vi è piaciuto il video mettete un like e ricordatevi soprattutto di iscrivervi al mio canale Wrestling. Ciao e alla prossima!